coperte in seta, petali di rose e rettangolini di carta inneggianti la Vergine. È un'antica tradizione legata alla festa mariana conservata nel tempo a Molfetta, con la quale la comunità attende con fede e gioia, affacciata al balcone, il passaggio di Maria Ausiliatrice, portata in spalla dai confratelli. I fedeli si affidano in questi giorni di celebrazione alla maestra nella spiritualità, figura al centro del carisma salesiano a seguito del sogno dei 9 anni di San Giovanni Bosco, che segnò nel profondo e lo guidò lungo tutta la sua vita. Dopo la Santa Messa al mattino presieduta nella chiesa di San Giuseppe dal vice parroco Don Vincenzo Sparapano e la sera dal parroco Don Raffaele Gramegna, l'effigie della Beata Vergine è stata accompagnata in processione lungo le vie del quartiere. Oggi il quartiere è in festa per la Madonna Ausiliatrice, la Madonna di San Giovanni Bosco, segno della presenza dei salesiani qui a Molfetta e nella nostra comunità parrocchiale, sul nostro territorio. I salesiani fisicamente non ci sono più, ma è rimasto il carisma di Don Bosco nella famiglia laicale salesiana, i cooperatori, gli ex allievi, l'associazione di Maria Ausiliatrice e nella gente che è molto legata alla Madonna Ausiliatrice, all'oratorio, tenendo conto che tanti ragazzi vengono qui da tutta la città, partecipano alle nostre attività educative e diventa per noi un motivo di vanto e di gioia poter garantire alla nostra città, sotto la protezione di Maria, questo servizio, possiamo dire così. Don Bosco ci teneva a che i ragazzi amassero l'Ausiliatrice e diceva: non c'è nessun ragazzo che entri in una casa salesiana senza che la Madonna non prenda sotto la sua protezione per tutta la vita, e noi siamo certi di questo, quindi è per noi un modo per manifestare ancora una volta la gioia e la presenza di Don Bosco e di Maria nel nostro territorio.